YouTube è un pezzo di storia, indietro nel 2006 non si sapeva molto e tutto quello che si poteva vedere nella community erano solo persone che caricavano video di gatti. Un particolare utente ha causato abbastanza polemiche per essere noto. Su questo canale è stato pubblicato un sacco di materiale porno gore e fetish del sangue, che sono stati rimossi all'utente per violazione dei termini di servizio. Ma è ancora possibile accedere a questo canale? Un giorno una persona su YouTube pubblicò la sua esperienza con questo canale, dal suo blog ormai chiuso. Lavoravo per YouTube durante il 2006. Ero un lavoratore indaffarato e di recente caricai video. Non sapevo che uno dei moderatori di YouTube avesse sospeso un account. Mi chiesi di cosa si trattasse, ma non voleva dirmelo. Mi chiedevo perché non mi era permesso di andare su quella pagina. Ma proprio in quel momento uno dei moderatori mi porse un pezzo di carta con una scritta su esso. Era il link. Mi supplicò di non chiedergli dell'utente segreto mai più. Il link era un canale, YouTube, www.youtube.com/666. Tornai a casa dopo il lavoro e digitai il link sul mio computer. Scoprii che l'account era stato sospeso, quindi non c'era da preoccuparsi. Ma quando aggiornai la pagina più volte alcune cose cambiarono. Tutti i tag e i video si erano trasformati nelle lettere X666 e ogni singolo testo nella schermata era stato sostituito da 666. Come prima cosa pensai che qualcuno stesse hackerando il mio computer, ma non fui convinto e continuai ad aggiornare la pagina. Proprio allora saltò fuori un canale. Era il canale 666. Guardai qualche video, la maggior parte di essi erano folle. Un video conteneva quattro bambini che ruotavano le teste, un altro video mostrava una grafica psichedelica. Decisi di uscire dal video e di visualizzarne un altro, ma un pop-up bianco comparve sullo schermo. Premetti il pulsante bianco al centro che mi indirizzò su un altro video di 666. Questo mostrava una donna che annegava in una piscina di sangue con altre cose disgustose che accadevano. Pensai che era davvero troppo e cercai di mantenere in pausa il video, ma il comando non rispondeva. Decisi di chiudere Internet Explorer, ma quello non funzionava. Provai a cliccare su un altro video, ma anche quello non funzionò. Pensai che non ci fosse una via di uscita, fino a quando mi venne in mente il pulsante di spegnimento. Certo, decisi di spegnere il computer prima che il virus lo infettasse di nuovo. Ma neanche questo servì, il bottone di spegnimento non funzionava. Sapevo che fosse stato hackerato, ogni speranza era perduta, non potevo uscire da Explorer e il video continuava ad andare avanti ancora e ancora. Il video andava avanti con la donna che mi si fissava con i suoi agghiaccianti battiti di sottofondo. A un certo punto comparve la mano della donna che si diresse verso lo schermo e mi fece crashare il computer. Dopo un paio di giorni sono stato licenziato dopo aver attraversato quell'esperienza orribile con il canale 666. In quel momento ho pensato questo. Questo potrebbe essere stato fatto dal diavolo. Era uno scherzo per spaventare YouTubers. Non ho dormito dopo aver visto quei video. Mi chiedo chi li abbia fatti. Questo articolo è stato poi rimosso dopo 2 giorni dall'apertura del blog. Quando qualcuno entra nel blog, un messaggio pop-up comparve dicendo: rimosso da codice d'errore 666. Il blogger mi ha inviato la sua esperienza e email, chiedendomi di pubblicarla su questo sito. Ho anche lasciato una nota: mai ricercare la pagina di utente 666. Quando avrà finito, lo smetterà, non riuscirà. Spero che nessuno ci abbia mai provato.